Non sapevano chiaramente di essere pedinati Nisi e Franceschelli. I due salernitani si erano dati appuntamento a Fratte con i due fratelli maghrebini residenti a Pagani per prelevare la partita di hashish. L'acquisto doveva essere poi perfezionato in una zona tranquilla a Matirno, dove la classe punto dei due fratelli marocchini doveva essere smontata per prelevare la droga. Ed è stato a quel punto che gli uomini della squadra mobile sono intervenuti sequestrando 20 kg di hashish e 34.000 euro, prezzo pattuito per il loro acquisto. Un'operazione non casuale, come ha voluto sottolineare il capo della squadra mobile, Claudio De Salvo. Ma non è casuale nel senso che è determinata dalla conoscenza e dall'attività costante e quotidiana che il personale della squadra mobile, delle altre forze di polizia, compie in città seguendo i movimenti di una serie di soggetti noti per le loro attività delinquenziali e quindi cercando anche di prevenire che queste attività delinquenziali vengano portate a termine. In questo caso si potrebbe parlare, oltre che di prevenzione, in primo luogo di prevenzione, cioè abbiamo prevenuto che questo stupefacente fosse messo sul mercato cittadino. Ma l'operazione è anche sintomo di un mercato fiorente ed una conseguente domanda di droga, più che consistente, soprattutto nelle fasce giovanili. Sì, il mercato in questa città è fiorente, lo dimostra evidentemente il fatto che ci sono operazioni continue da parte nostra, da parte dei carabinieri, è un'attività di costante repressione di questo mercato, e credo che vada sottolineato questo, che c'è diffusione di stupefacenti, c'è intervento costante positivo della polizia, delle forze di polizia in questa città.